Alle Tre Vaselle, l'associazione musicale Ciro Scarponi di Torgiano chiude la sua stagione con una cena rossiniana dedicata a Gioacchino Rossini, cuoco, e soprattutto un Gioacchino Rossini musicista. Ci sono i piatti che preferiva Gioacchino Rossini, a cominciare da quei fusilli con peperoncino, pomodorini e olive taggiasche, per proseguire poi con il cotechino, con le zeppole napoletane e con il suo caffè Rossini, che è un caffè con la panna fresca messa sopra al caffè. E poi la conversazione amabile di tante persone che sono intervenute. C'è Michela Sciurpa della Sviluppo Umbria che ha dato un prezioso contributo per la realizzazione di questo anno musicale della Ciro Scarponi di Torgiano. E la serata si conclude con la cucina, con il cibo e con la musica, grazie alla presenza del maestro Alessandro Zucchetti, che alla chitarra insieme a Stefano Falleri, clarinetto e chitarra, hanno proposto le musiche, spartiti, dimenticati e ritrovati per musiche pressoché inedite che sorprendono per un Gioacchino Rossini che dedica proprio alla chitarra e al clarinetto la sua musica. Ma come era Gioacchino Rossini come cuoco, oltre che musicista? Perché ha lasciato le sue ricette che vengono ripercorse, che vengono ritrovate. Attilio Gambacorta, insieme con il maestro Stefano Ragni, hanno organizzato questa serata che chiude il 2022 straordinario, come dice l'assessore alla cultura del comune di Torgiano. Un anno che si conclude con Rossini, cuoco e musicista. Ai tempi di Rossini ovviamente non era così, Rossini era un uomo gourmet, ovviamente, quindi mangiava e faceva mangiare, ma c'è una specie di leggenda aurea piuttosto sinistra. Rossini era un uomo malato di depressione, quindi nell'ultima parte della sua vita, cioè quasi tutta la seconda metà, aveva perso i denti, aveva perso i capelli, non poteva mangiare le cose che cucinava per gli altri, quindi gli altri si godevano i tournedos, le pyramide, la torta Guglielmo Tell, e lui mangiava stracchini che venivano appositamente dall'Italia. Questa non è una leggenda, purtroppo è un dato di fatto. Rossini è stato uno degli uomini più malati della storia della musica. Io son l'indoro che fido, adoro, che a sposa vi bramo, che a nome vi chiamo, che a nome vi chiamo. Per voi sempre parlando così, da tramonto del dì, dall'aurora al tramonto del dì. Questa di Rossini e la cena è stata la ciliegina sulla torta, no? Assolutamente sì, è una cena che abbiamo voluto organizzare perché era originale nel suo genere, nel senso che abbinare la figura di Rossini con le sue ricette e la sua musica era accattivante, e l'abbiamo proposta e siamo riusciti a organizzare. 2023? 2023 abbiamo in programma diverse cose. Cominceremo a marzo con un racconto letterario, come amiamo chiamarli noi, su San Francesco, ripetendo
l'iniziativa che facemmo l'anno scorso su San Benedetto. Poi abbiamo il decennale dell'associazione, sono 10 anni che l'associazione Ciro Scarponi è nata e avremmo intenzione di fare una pubblicazione, di fare un concerto sempre alla Sala Sant'Antonio per ricordare i 10 anni della nostra attività.